Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa semplicissima stola che io ho deciso di chiamare Stola Infinite Infinity Wedding perché mi è stata richiesta da una di voi che deve partecipare a un matrimonio quest'inverno e voleva una stola bella, però classica, ma al tempo stesso un po' semplice ma particolare. E ho subito pensato che c'era il filato perfetto per poter realizzare una stola da matrimonio. E il filato di cui vi sto parlando è il New Cincilla. Sapete che l'ho utilizzato già per altre tantissime creazioni l'anno scorso e quest'inverno sono usciti dei nuovi colori. Il colore che ho scelto io è questo ottanio che trovo spettacolare, soprattutto se la stola va indossata in un matrimonio di sera, ma potete optare anche per altri colori. C'è il bianco, c'è il grigio e potete anche optare per i colori sfumati, che ce ne sono veramente di alcuni spettacolari. Per realizzare questa stola, che è una taglia S, io ho utilizzato tre di questi gomitoli lavorando con i ferri del numero 5. In descrizione, come sempre, vi lascerò il sito di Uncentando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. E non solo il filato, potete anche acquistare questa bellissima spilla a forma di fiore che io ho deciso di appuntare qui sul davanti per dare quel tocco in più alla stola. La stola, come dicevo, è semplicissima da realizzare perché si tratta di fare un rettangolo di cui ho montato 37 maglie e lavorare sempre a diritto fino ad arrivare alla larghezza desiderata. In questo momento mi sfugge quanto l'ho fatta lunga, ma sicuramente ve l'ho già scritto nelle foto e me lo sentirete dire nel video tutorial. Non vorrei sbagliarmi, forse 98 centimetri, perché è una stola che comunque la potete indossare sopra un vestito o anche sopra un cappotto, però in quel caso vi suggerisco di farla ancora un po' più larga. Naturalmente io ho utilizzato tre gomitoli del tutto, questa è una taglia S per una taglia M, quattro gomitoli per una taglia L, cinque gomitoli. Potete anche non montare più maglie perché 37 maglie comunque vedete riuscite anche a piegarla, quindi non c'è bisogno di mettere più maglie, almeno a mio avviso, ma dovete farla sicuramente più lunga. Una volta fatto questo rettangolo si cuce, si va attorno e io ho cucito la parte centrale, quindi le due parti più corte le ho cucite insieme sul davanti, ma invece di fermare il filo, io poi l'ho tirato, dando vita a questa piegatura e al fatto che posso anche piegare così il mio scalda questa stola, rendendolo anche un bellissimo scaldacollo. E poi, per diciamo, la cucitura comunque non si vede, ma per coprirla un po' di più, ma vi posso assicurare che non si vede, e per dargli quel tocco particolare, ho messo la spilla a fiore e non ho tagliato i fili che pendevano dai due versanti dalle due estremità dei lati più corti perché mi piaceva che scendevo qui, sì, qui dando questo tocco al fiore ancora tipo una sorta di coccarda. Naturalmente voi potete anche scegliere di non mettere il fiore, di mettere qualche spilla ancora più particolare o di lasciarla così com'è. Io vi suggerisco comunque di metterci qualcosa, soprattutto se sotto indossate un vestito a tinta unita, quindi che non ha sfumature, che non ha altri fiori, in modo tale da appellire ancora di più il vostro vestito. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima creazione che vi posso assicurare potete realizzare in meno di 4 ore, un po' di più se dovete farla un po' più grande. Mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Spruzzare. E se avete acquistato il filato presso il sito Uncentando con i filati o presso la merceria Coleti, potete taggarmi su Instagram su Uncentando con i filati o anche su dove mi trovate anche come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola Infinity per matrimoni, quindi qualcosa di molto elegante, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati New Cincilla. Ricorderete che io l'anno scorso l'ho usato già tantissimo. Questa volta ho optato per un colore nuovo di quest'anno, che è questo colore ottanio. Vi ricordo che ogni gomitolo, vado a leggere, è da 100 grammi, misura 65 metri ed è 100% microfibra. Lavorerò con l'uncinetto numero 5. Io qui ho montato 15 maglie, ma nella lavorazione che andrò a fare monterò circa 37, cioè monterò, scusatemi, 37 maglie per avere il rettangolo, perché noi andremo a fare un lungo rettangolo largo, cioè alto almeno 44 centimetri.
Voi potete farlo anche più alto se volete, quindi arrivare a mettere anche tipo 40 maglie, se lo volete che arrivi almeno a un 47-48 centimetri di altezza, come preferite. Io comunque sono una taglia S, quindi non ho bisogno di farlo molto alto, mi va bene come 44 come centimetri, anche perché comunque è voluminoso questo filato. Ho montato, quindi come vi ho detto, lavorerò con i ferri dell'11 montando 37 maglie. Io in questa in questo video vi faccio vedere soltanto un campione. Non, se dovete aumentare, non c'è bisogno che aumentate un numero pari, dispari, quello che volete, perché noi andremo a ripetere sempre lo stesso ferro, che è un ferro tutto a diritto, perché sapete che questo tipo di lavorazione, essendo molto pelosa, anche se andessimo a fare una lavorazione complicata, complicato sia che abbia una trama, non si noterebbe, quindi preferisco lavorare tutto a diritto. Quindi semplicemente io, una volta montate le mie maglie, vado a lavorare tutte le maglie a diritto. Vi do una piccola indicazione: se voi avete una mano molto larga, invece di andare a lavorare con l'11, andate a lavorare con i ferri del 10. Se invece avete, tendete a tirare molto il filo, andate a lavorare con un ferro del 12. Anche in questo caso non vi preoccupate per le maglie, decidete voi quanto lo volete alto più o meno, quindi vi conviene fare un piccolo campione dove montare 10 maglie e fare 10 giri, in modo da vedere un po' la lavorazione come viene e capire quanto andare a lavorare, a quante maglie andare a lavorare. Quindi la lavorazione è semplice, si va sempre a lavorare i ferri tutti a diritto fino alla lunghezza desiderate. Ora desiderata. Dovete pensare che noi stiamo andando a realizzare un rettangolo che poi cuciremo sul davanti e quindi ci avvolgerà la schiena, le spalle, le braccia. Quindi io sinceramente, avendo un seno, avendo le spalle molto piccole, mi basta arrivare a meno, diciamo, intorno ai 100 centimetri, quindi secondo me anche 96 centimetri vanno bene, e quindi vi farò sapere naturalmente quanti gomitoli avrò usato. Per una taglia M, secondo me, dovete arrivare almeno a 110 centimetri, perché comunque dovete avere la possibilità che non vi stringa dopo e potete comunque muovere le braccia. Per una taglia XL vi consiglio di arrivare anche a 120 centimetri. Comunque voi andate a fare la stola, quindi questo rettangolo, quando arrivate ai 100 centimetri, bloccatevi, mettete dei marcatori senza togliere naturalmente i ferri, ma mettete dei marcatori sul davanti per vedere come vi va, se vi sentite che stringe oppure meno. Marcatori davanti, nel senso, chiudete la stola per mettere i marcatori. Questo è per capire quanto dovete farla larga con il vostro rettangolo. Quindi ripeto, la lavorazione è semplicissima, andiamo a fare tutti i ferri sempre a diritto. Vi ripeto che io monterò 37 maglie e che lavorerò con i ferri del numero 11. Bene, ci rivediamo alla fine, vi farò sapere quindi quanto mi è venuta quanti gomitoli ho lavorato, quindi e poi vi farò sapere anche, ma penso che a inizio video poi l'avrò già detto, quanto mi è venuta lunga questo rettangolo e alta. Io dal campione che ho fatto, mettendo 37 maglie, dovrei averla alta 44 centimetri ed è perfetto. Quindi detto ciò, ci vediamo alla fine della lavorazione. Allora, io ho terminato di fare il mio lungo rettangolo, l'ho fatto lungo circa 103 centimetri utilizzando tre gomitoli e adesso lo devo andare a chiudere. E per andare a chiudere io vado a far combaciare i due rettangoli e li cucirò in mezzo, andando poi a tirare, vi farò vedere dopo aver passato il filo, in modo da creare qui una sorta di malloppone, chiamiamolo così, in modo tale che la stola venga un po' qui arricciata e normale qui e di lato. Ripeto, io l'ho fatta a 102 centimetri, ma vi ricordo che io sopra ho le spalle molto piccole, quindi non ho bisogno di farla bella grande. Per una taglia S, secondo me, dovete andare comunque a fare qualche giro in più rispetto a me, quindi vi conviene prendere 4 gomitoli, non 3. Per una taglia M utilizzate tutti e 4 i gomitoli, per una taglia L utilizzate 5 gomitoli. Allora, io ho cucito facendo passare il filo, lo stesso filo con cui ho lavorato, quindi questo, come potete vedere, e per unire le due parti. E poi, quando sono andata alla fine, ho tirato il filo con cui sono passata per unire le due parti, creando questa bozza qui e quindi queste crepature qui di lato. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi, ma comunque all'inizio del video sicuramente ve lo dirò, è che il rettangolo a me è venuto alto 44 centimetri e lungo
circa 97 centimetri. Adesso io qui, quando lo indosserete, vedrete che la parte qui si piegherà in questa maniera, in modo da creare questo secondo collo, una sorta di colletto, quindi una, appunto, una stola infinity con il colletto, se così vogliamo chiamarlo. In più, io per dargli un tocco particolare, non lasciarla così semplice, ho preso alla merceria, ma trovate il link anche sul sito per poterla acquistare, questa bella spilla. Ci sono tre colori: il nero, il blu, che assomiglia molto a questo blu, e il grigio. Io ho scelto il nero per rendere ancora più sofisticata questa stola infinita da matrimonio, e ho lasciato pendenti i fili sia dell'inizio che della fine della mia lavorazione, in modo da sembrare che scendano giù dal fiore. Quindi, una volta cucito il cucita il mio rettangolo e messo questa spilla, ma voi potete scegliere anche qualcosa di più brillantinato a seconda dell'occasione, la stola è finita.